Centro sportivo di Chiuro oggi, giornata favolosa. One Tapia ha stabilito il nuovo record del mondo del lancio del disco con 45 e 65 metri. Ripeto, record del mondo per One Tapia. Una giornata indimenticabile, quella promossa oggi dal gruppo sportivo dilettantistico di Chiuro nel corso del Meeting Open internazionale di atletica leggera paralimpica, FIPES e FISDIR. Onei Tapia ha siglato il record del mondo nel lancio del disco. Sì, non mancano le sorprese veramente. Guarda che in realtà non pensavo proprio che ci fosse, che uscisse proprio il record. Perché diciamo, una gara normale riesco a fare quello che ho fatto sempre nell'allenamento, e invece uscito così sono contentissimo, e ancora di più che sono qua a Chiuro, vuol dire che devo tornare ancora qua, perché questa è porta fortuna. Grazie. Ancora in corso le verifiche per mettere il sigillo sulla sorprendente performance dell'atleta paralimpico italiano di origine cubana, specializzato nel getto del peso e nel lancio del disco, vincitore nel 2017 del talent show Ballando con le Stelle. E dopo una serie di ottime prestazioni da parte di Onei, al sesto lancio si è arrivati a questa fantastica misura di 45 e 65, che è attualmente la miglior, in assoluto la miglior prestazione mondiale, per cui adesso noi presenteremo tutta la documentazione richiesta per tutta la procedura di omologazione, che sarà presentata poi all'organizzazione internazionale. Quella di oggi è stata una giornata dei record a Chiuro. Fernando Gaglioni ha siglato il primato italiano nei 400 metri ad ostacoli. Il mio record ai 400 ostacoli è stato 1:09:78. Cosa ti ha permesso di ottenere questo risultato? Tanto sacrificio? Tanto allenamento, sacrifici. Nonostante risultati straordinari che incoronano Chiuro terra di record in Italia e nel mondo, a vincere oggi è stato lo sport, con una manifestazione che ha visto in campo atleti disabili capaci con bravura, entusiasmo e determinazione di superare qualsiasi barriera. Questa giornata è la prosecuzione di un percorso che abbiamo intrapreso l'anno scorso, ospitando per la prima volta in Valtellina una gara di atleti paralimpici e promuovendo anche questo, il movimento dell'atletica paralimpica. Quest'anno ci siamo affiliati all'inizio del 2018 a FISPES come società. È un'opportunità importante che ci sembrava giusto proporre al territorio, proporre anche in ambito regionale, in modo che lo sport risulti quello strumento di inclusività sociale, di partecipazione, che è il messaggio più importante che lo sport può dare. Ti ringrazio di aver fatto questa manifestazione qua e continuare avanti con il lavoro che stanno facendo e il lavoro del reclutamento dei giovani, perché ci servono praticamente giovani. Le ringrazio tanto e in bocca al lupo per le prossime gare.